Vediamo se può arrivare Barun da noi intanto, così. Ma Barun? Certo. Ho capito, quindi vuoi fare un selfie con Barun? Ok, vabbè, guarda che poi dopo, secondo me, la Turlea si offende e si offende anche la Sanson. Comunque... Andiamo a sentire, parliamo di cose serie, andiamo a sentire le protagoniste di questa sfida. Eccola qui, Caterina Barun ci sta raggiungendo una partita importante per lei, sicuramente al servizio. Eccola qua, Caterina Barun. Allora, prima cosa, ti salutiamo. C'è la cuffia, ben ritrovata. Grazie. Ci senti? Tutto a posto? Tutto a posto. Allora, parliamo di questa squadra. Abbiamo detto grandissimo, grandissimo potenziale. Manca secondo me la continuità, perché avete vinto una partita e Bisonte esce da questa sfida con un punto che alla lunga sarà importantissimo. Voi forse ne perdete uno. Su che cosa dovete lavorare secondo te? Proprio quello ci manca un po', siamo da poco tempo insieme, stiamo dicendo sempre, però è veramente così. Abbiamo bisogno ancora un po' di tempo di metterci tutte insieme. Comunque, cosa importante di queste partite, anche quando ogni tanto giochiamo male usciamo vincenti, allora dobbiamo sempre continuare così, però sempre dare qualcosa di più e cercare di diminuire i nostri errori soprattutto. Tanti errori, infatti, cioè 9 in attacco ad esempio, e pensare che insomma avete chiuso questa partita con 14 muri e 9 ace, quindi voglio dire potenziale immenso il vostro, nonostante tutto avete preso 2 punti, però insomma potete crescere veramente tanto. Infatti quello è quello che ci manca, dobbiamo sbagliare meno e poi sarebbe stato tutto più facile, però dai, abbiamo vinto. È l'inizio ovviamente della stagione, comunque vi siete portati a casa 2 vittorie, insomma. Vero. Iniziare così è comunque, sì, comunque importantissimo. Erano partite difficili, le abbiamo portate a casa, sono contentissima, adesso dobbiamo solo crescere. I ricordi invece, torniamo ai ricordi, perché tu torni a Novara, ti trovi una squadra veramente, sì, veramente competitiva. Sono contentissima, tornare qua per me è come tornare a casa, vedere Sporting pieno così, cioè, era una serata piena di emozioni, sono veramente contenta. E poi dall'altra parte una squadra fatta così, con un allenatore così, con società così, sono contentissima, sto veramente bene qua. Lucky. No, io sono veramente entusiasta, anche perché l'esperienza da parte tua ha dato solidità e consistenza anche al gioco di Noemi, che sa di poter contare sui momenti importanti. Non a caso il tie break ha dato palloni molto molto caldi che sei riuscito a giocare al meglio. Quindi diciamo che è importante anche far entrare Hill all'interno di questo sistema. L'abbiamo visto ancora un pochettino al di fuori del gioco come schiacciatore. È quella cosa qui che praticamente ci manca, perché noi è arrivata da poco, chi manca? Allora sono le cose che dobbiamo trovare, perché non è facile trovare palla con palleggiatore subito, allora ci vuole un po' di tempo e io sono sicura che arriva. Sì, direi proprio di sì, anche perché diciamo che è una squadra ben omogenizzata, giovani molto importanti che danno un buon contributo durante l'allenamento, ma anche possibilità di essere interscambiabili. Il ritorno di Sanson, come lo stai vivendo? È molto bene, io Sanson sempre insieme a Novara. Beh, per quello che te lo faccio, anche perché so che Sanson, sai, ha un punto debole, perché Maurizio ha 2 giocatrici, ha Sanson che ama la follia come giocatrice tecnicamente in campo, questo anche questo. Sono tante le giocatrici che mi piacciono dal punto di vista del gioco. Tutte ti piacciono. Allora, la migliore giocatrice veramente della partita, qual è stata? Allora, vi chiamo Sanson, no? Posso andare via? Non ti devi gelosire, ti ha voluto qui Maurizio. Il ritorno di Caterina Barun è un titolo interessante questo. Grazie, complimenti per questa vittoria e buon proseguimento.